Allenamenti con vista partita per l'Alba Verde che sabato pomeriggio alle ore 18 al Pala Cannizzaro sarà impegnata nel match della settima giornata di campionato contro l'Ardens Comiso, nel primo dei due turni consecutivi casalinghi previsti del girone di andata della Serie B2 Girone M. Ospite delle Nissene sarà appunto l'Ardens Comiso in una gara che è quasi diventata un classico in questa serie. Le Nissene, galvanizzate dal successo di Santo Stefano di Camastra, dove hanno totalizzato il quinto 3-0 stagionale su 6 gare disputate, mirano a proseguire la striscia positiva casalinga che dura da un anno, ultima sconfitta il 13 novembre 2021 contro il Caffè Trinca, e a mantenere la vetta della classifica dove vi è una dura concorrenza con 4 formazioni nel giro di un punto. L'Alba Verde, dopo 6 giornate, si trova infatti a pari punti in testa alla classifica con Sensation Profumeria e Pallavolo Crotone. Sulla carta, per la formazione allenata dal duo Scollo Gotte, si tratta di un avversario abbordabile, ma il vero rischio è quello di prendere sotto gamba la gara. Giochiamo contro Comiso, che è una squadra momentaneamente sprovvista, diciamo, di punteggio, nel senso che per ora si trova nella parte bassa della classifica, però quest'anno abbiamo imparato che rispetto all'anno scorso soprattutto è un campionato molto competitivo, quindi nessuno ci sta a perdere. Quindi diciamo le aspettiamo agguerrite. Questa settimana stiamo lavorando tanto tecnicamente, tatticamente, per comunque non bisogna sottovalutare nessuno. L'obiettivo lo sappiamo, la classifica ovviamente ci vede nelle prime la prima posizione insieme ad altre squadre, quindi sicuramente l'obiettivo è importante. Non diciamo nulla per scaramanzia, però si spera di poter rimanere in alto e vedere un po' come va, perché comunque sono dell'idea che per vincere un campionato ci vogliono tanti aspetti come la fortuna, la salute e soprattutto l'essere uniti come squadra. Questa è la chiave per provare a vincere un campionato. Ci aspetta una partita dove dobbiamo confermare il rendimento di queste ultime giornate e dove è importante continuare a vincere, continuare a giocare bene e continuare appunto una scia che è iniziata da due partite.